Dea Web TV con Vice Sindaco Luca Olivieri, qua a Mondovì, alla presentazione della nuova stagione teatrale di Mondovì che partirà a novembre. Tante le novità, tanti nomi presentati, ma partiamo proprio dalle novità che riguardano il pubblico. Quali saranno le nuove modalità per l'abbonamento e i biglietti e quali le novità tra Mondovì e Ceva? Sì. Quest'anno la novità più grossa è la doppia data, il doppio spettacolo, non su tutti perché non siamo riusciti a farlo, però per noi è un esperimento, forse un po' più di un esperimento. Su 7 spettacoli, 4 sono in doppia data, forse gli spettacoli più belli, perché parliamo per esempio di Orsini, che è un colosso del teatro italiano, si ferma a Mondovì e fa il secondo spettacolo. L'abbiamo fatto perché? Perché l'anno scorso e anche 2 anni fa in poche ore abbiamo bruciato tutti gli abbonamenti, cioè 300 posti, 300 abbonamenti andati via in 3 ore. Io sono felicissimo, noi siamo felicissimi, ma molta gente è rimasta fuori e molta gente ci ha chiesto: ma dov'è il ricambio? Sono sempre gli stessi andare a teatro? E forse era così. Abbiamo accolto questa critica, l'abbiamo fatta diventare una critica costruttiva, ci siamo andati da fare e allora 4 spettacoli saranno in doppia data, così chi l'anno scorso è stato fuori potrà farsi un mini, chiamiamolo mini abbonamento, e potrà accedere e godere dei nostri spettacoli. Secondo obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere è intercettare un nuovo pubblico, il pubblico dei più giovani, che vuoi per un pregiudizio, vuoi per pigrizia, non vengono a teatro. Noi abbiamo un pubblico, un target pubblico un po' elevato. Vorremmo confrontarci anche con punti di vista, opinioni, critiche che vengono anche dal mondo giovanile. E quindi abbiamo chiamato un giovane attore, Lorenzo Palla, che porterà sul palcoscenico, un palcoscenico particolare che è il chiostro dei nostri licei, uno spettacolo dedicato a Shakespeare, uno Shakespeare nuovo, raccontato come solo lui lo sa raccontare, uno spettacolo accattivante che lui porta in tournée, pensate, nei bar, quindi nei luoghi insoliti, non teatro ma luoghi di aggregazione che sono diversi dal teatro. Quindi un teatro fuori dagli schemi che vuole raggiungere tutti per una stagione che si prospetta già stupenda, possiamo dire. Speriamo di battere i numeri dello scorso anno, di accontentare tutti questa volta, e allora facciamo un bell'invito a tutti. Beh, ovviamente venite a teatro, la doppia data lo consente, avremo anche uno spettacolo finale dedicato all'arte circense, non il circo solito che vedete in giro, quello con gli animali, no, qui sono dei giovani attori che porteranno in campo musica e acrobazie, un po' come il Cirque du Soleil, e lo porteranno a Mondovì con uno chapiteau dedicato solo a loro che verrà montato e allestito nella nostra città.